Quest'oggi vorrei dedicare il mio sproloquio a tutti coloro che sono in prima linea, a tutti coloro che affrontano da vicino la malattia e la morte, a tutti coloro che si stanno occupando dell'emergenza, agli eroi famosi che stanno salvando le vite, sanitari, medici, infermieri, paramedici, o a tutti coloro che hanno affrontato da vicino, visto da vicino la morte, il dramma, la malattia. Io capisco profondamente cosa significa vedere in faccia la morte, la sofferenza, l'emergenza, sentirsi impotenti, sofferenti, desiderare che tutto finisca e trovare una soluzione. Io capisco che si possa ritenere che quello sia il momento di rimboccarsi le maniche, fare tutto il possibile e trovare una risposta che funzioni, come ad esempio quella proposta. E io posso anche comprendere che non si comprenda che cosa vogliono, cosa vuole chi non è d'accordo. Ognuno di noi sta giocando un gioco, nel grande gioco della vita. La vostra parte è una parte onorevole, è una parte estremamente preziosa, alla quale inchinarsi, ma ci sono anche altre parti. Personalmente, dalle retrovie mi occupo di chi soffre le conseguenze di tutto ciò e poi, potendo guardare con uno sguardo un po' più distaccato, mi occupo di quali sono, di qual è il gioco, che gioco stiamo giocando. Purché ciascuno cerchi di giocarlo nel modo migliore. Ma siamo sicuri che questo sia il gioco da giocare? Io dissento. E io ho il diritto e voglio avere il diritto di dissentire senza sentirmi catalogato come sappiamo. Io dissento. Io dissento da quando ho coscienza. Da questo gioco, perché non è l'unico semplicemente, e non sono l'unico a vedere che non è l'unico. Io dissento al gioco della scienza, della genomica, della scienza della materia, della scienza che vuole occuparsi di combattere il male tu cur semplicemente, della scienza che non vede la complessità, della scienza che taglia fuori la spiritualità, la consapevolezza, le qualità più genuinamente umane. Io ti sento. E quello che stiamo vedendo è l'esasperazione con il pretesto dell'emergenza. Stiamo vedendo l'esasperazione. Visione, che è una visione, questa è una scienza, questa è una proposta. Pretendere che tutti si adeguino e catalogare chi non si adegua non è la via. Perdere l'opportunità di vedere che dobbiamo espandere il nostro sguardo, la nostra coscienza, vedere tutte le componenti in gioco. Adesso, pensiamo a quanti miliardi e miliardi e miliardi sono impiegati per combattere una pandemia.
Io non posso giurarvelo, ma io vedo e non sono l'unico come tanti altri. Quante altre direzioni potrebbe prendere questo fiume immenso di denaro? Stiamo dimenticando. Stiamo dimenticando la coscienza, la consapevolezza, la spiritualità. Stiamo dimenticando cosa significa essere esseri umani. E c'è chi su questo costruisce le sue fortune. Quindi, onore a voi, ma vi prego, prendete anche un po' di tempo, take a break, dai un respiro e guarda chi sta marciando sul tuo servizio, sulla tua dedizione, sul tuo lavoro, sul tuo impegno, chi ci sta marciando. E non sto parlando di complottismi, sto parlando del gioco che stiamo giocando tutti quanti. È un gioco che va a cambiare.